Serissimo, no, no, no. La parola adesso a Silvio Lai, il segretario regionale del Partito Democratico. Grazie. Grazie. Francesca ha detto due cose iniziali anche a nome mio che risottolino. Il primo è la splendida occasione di avere qui Deborah Serracchiani, che oltre che essere la segretaria del Friuli Venezia Giulia del Partito Democratico è anche di fatto una delle figure che rappresentano delle leadership nazionali e delle leadership nazionali giovani, innovative, insomma, che sono sicuramente significative nel nostro panorama e che danno anche il senso di un cambiamento che nel Partito Democratico sta avvenendo, anche se non sempre viene sottolineato. Lo dico perché era molto bello il tavolo ieri della conferenza stampa, c'era Iuri, c'era Massimo, c'era la candidata presidente della municipalità di Pirri e c'era in qualche modo un'immagine bella di un Partito Democratico che sa scegliere il cambio generazionale, l'attenzione al genere e sa fare una proposta nuova. Io non so se dall'altra parte avrebbero potuto fare un tavolo di questo genere con questo livello. Questo per me è un elemento che vale la pena sottolineare e ricordarci. La seconda cosa che ha detto Francesca, nella quale mi ritrovo proprio davvero molto, è che Iuri ha fatto un lavoro faticoso, molto faticoso, non sempre sostenuto dalla generosità di tutti, però adesso la pagina è chiusa, adesso la lista è fatta, è una lista bella, è una lista importante, è una lista che ha una bellissima testa di lista con le nostre candidate messe tutte in evidenza e che dobbiamo valorizzare per fare in modo che Cagliari possa scegliere donna. Questa è una cosa più... nessuna dentista, insomma... Ghighi sta sottolineando la mia provenienza professionale. Genista allora è ancora più cattiva com'è. Anche perché più che igieniste poi fanno, vabbè, purtroppo. E voglio ringraziare che a nome del partito regionale Iuri per il lavoro che ha fatto, tutti i candidati per aver accettato questa sfida. Non è facile partire da una città dove, insomma, si perde da molti anni, è molto facile candidarsi in una lista del Partito Democratico dove si vince sempre, dove la connessione, diciamo, con la città che conta è facile, dove la città invece è ostile. Chi ci mette la faccia fa uno sforzo in più ed è giusto che da segretario regionale questa cosa venga sottolineata e la riconosciamo a quelli che hanno accettato di candidarsi. La prima osservazione vera, insomma, dopo questa coincidenza davvero di valutazioni è questa. La sfida che stiamo facendo, che state facendo, che stiamo facendo tutti insieme per Cagliari, è una sfida che riguarda chiaramente l'amministrazione della città. Cioè bisogna stare attenti, noi dobbiamo fare leva sul fatto che in questi giorni in cui io ho potuto fare un po' di lavoro con Massimo, con Iuri, con i candidati, insomma, di campagna elettorale, si vede che c'è una città che è stanca delle solite facce, della continuità. Questo significa che c'è uno spazio forte, un'occasione straordinaria, che ci sono molte persone che decideranno di andare al voto se saranno contattate, se sapremo entrare in contatto con loro, se sapremo metterci la faccia, se sapremo chiedere anche alla persona che non conosciamo: ma tu che fai? Cosa ne pensi di quello che sta avvenendo? Perché la tendenza a non andare a votare in questa condizione di sensazione di inutilità della politica è talmente elevata che anche la voglia di cambiamento deve essere forzata, deve essere attirata, deve essere attratta, deve essere ricercata. C'è una voglia di cambiamento in questa città che in parte si esprime naturalmente, in parte deve essere cercata da ognuno di noi, da ognuno di voi. E Cagliari deve essere aiutata, ragione Massimo che lo sottolinea spesso, non solo da chi sta a Cagliari, non solo da chi sta intorno a Cagliari, ma penso che noi del Partito Democratico, gli altri partiti, debbano fare uno sforzo per avvisare ogni iscritto, ogni militante, ogni persona che si conosce
in tutte le città della Sardegna che serve almeno una telefonata ad un amico a Cagliari, almeno una telefonata. Se solo un iscritto al Partito Democratico, i nostri 20.000 iscritti, almeno uno facesse una telefonata per cercare il voto, in questa città non ci sarebbe neanche storia, vinceremmo chiaramente. Noi dobbiamo sollecitare tutto il Partito Democratico, tutti i cittadini sardi, al fatto che la sfida che si sta giocando a Cagliari questa volta sfida che si può vincere. Lo dico perché dall'altra parte, e non è soltanto per addetti ai lavori, hanno paura questa volta di non farcela. Hanno paura perché Massimo ha fatto invecchiare di colpo il giovanilismo, di colpo il sorriso di colpo il sorriso di Fantola non è più un sorriso giovane, è un sorriso da igienista dentale, da qualcosa in qualche modo che deve essere, che ha bisogno di cure, mettiamola così. E lui è riuscito con questa, insomma, con il modo anche con cui si è presentato, anche il fatto che si sono costruite attraverso le primarie queste candidature, anche con il fatto che noi abbiamo sbagliato in quel percorso e si è creata questa condizione, questo è un elemento di forza, oggi un elemento di grandissima forza, di grandissima forza, e abbiamo la possibilità, c'è la possibilità che si possa arrivare sino alla fine. Le loro divisioni sono vere come erano vere lo scorso anno alle provinciali, ma è ancora più profonda in questo caso la disaffezione della gente, la mancanza di fiducia sul fatto che quella continuità possa dare speranza a questa città. Questa è una città, sì. Grazie. Questa è una città che può migliorare molto. A me piace lo slogan che sta usando Massimo. Quello che è stato fatto bene si può fare meglio. Quello che non è stato fatto noi lo vogliamo fare. E questa è una città che stamattina abbiamo fatto dei passaggi con Ermete Realacci, che era qui in città per andare poi a partecipare a un'iniziativa sul nucleare a Oristano. Poi dice uno, stiamo facendo ancora un'iniziativa nel nucleare? Sì, le stiamo facendo, perché guardate, il governo ha fatto questa leggina per evitare che Berlusconi cadesse sul referendum del legittimo impedimento, e hanno sacrificato metà della loro visione economica ancora una volta per una legge che tocca il Premier, e hanno tentato in questo modo di non far emergere la voglia degli italiani di dire di no, ancora di più dopo quello che è successo a Fukushima, su una scelta che è immatura, che fa danno, che consuma ancora il futuro, che mette ipoteche su quelli che verranno. Sinché non saremo in grado di non mettere ipoteche su quelli che verranno, noi non dobbiamo più permetterci di prendere decisioni che poi pagheranno quelli che vengono dopo. Noi non possiamo più permetterci di prendere decisioni che non siano di sicuro migliorative su ciò che viene dopo di noi e per ciò che viene dopo di noi. E quindi hanno tentato attraverso questa cosa di evitare il confronto sul referendum nucleare, e allora però hanno in qualche modo, come succede, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Il referendum della Sardegna, che si celebra ancora, sarà il voto nazionale sul nucleare, sarà il voto nazionale sul nucleare, il voto dei sardi sul referendum nucleare. Noi dobbiamo continuare a fare campagna elettorale, quello consultivo dovrà dire quanti sarebbero stati gli italiani che sarebbero andati a votare contro il nucleare in Italia e anche contro il legittimo impedimento. Ecco perché non possiamo non fare la campagna, soprattutto dove non si vota, solo 100 comuni vanno a votare in Sardegna, gli altri 370 no. Noi dobbiamo fare la campagna anche in quei 370 comuni per dire di andare a votare per il referendum nucleare, e voglio vedere poi Cappellacci, che tenta di appropriarsi del referendum sul nucleare, cosa dirà al suo capo del governo, che invece ha dovuto prendere altre decisioni sul nucleare. Voglio vedere come si attribuirà ancora questa eventuale vittoria. Noi ce l'attribuiremo, perché sarà il volere dei sardi anche in nome per conto del resto del paese. Stamattina le cose che osservavamo, e concludo, su Cagliari, che questa è una città che ha tanto da fare e tanto da fare per diventare più giusta, più equilibrata,
economicamente più corretta. È possibile che ancora a Cagliari siamo a metà della percentuale regionale della raccolta differenziata? È possibile che ancora da 7 anni si continui a riconfermare anno dopo anno l'appalto della nettezza urbana, con addirittura l'authority che dice che è una cosa illecita e inadeguata? È possibile che ci sia ancora l'illuminazione pubblica che si fa con le modalità precedenti, che costa 7 milioni di euro, e se semplicemente si facesse una piccolissima cosa, una piccola regolazione, quello che si fa normalmente in quasi tutte le altre grandi città italiane, sarebbe facilissimo risparmiare 2 milioni, 3 milioni di euro su quei 7 milioni. C'è tanto da fare. È possibile che una città come Cagliari non si senta una città di mare e tratti il poeta come tratta, come viene trattata? È possibile che non si rendano conto della ricchezza di una città che non ha soltanto una delle spiagge più belle del mondo, è una delle città più belle del mondo, perché non c'è, esiste una città che ha le caratteristiche ambientali, civili di Cagliari rispetto, se penso solo al Mediterraneo, ma insomma chi ha potuto vedere, ormai lo vediamo tutti anche tramite internet, le grandi città, insomma è una città straordinaria sotto profilo ambientale. Allora questa città merita che si cambi. Che si cambi, che ci sia un cambiamento, che questo cambiamento sia portato attraverso una innovazione, una speranza. E noi dobbiamo fare in modo, il Partito Democratico può farlo, il centro-sinistra può farlo, di non perdere neanche un secondo, neanche un minuto, per dare questa speranza ai cagliaritani, per dare una speranza a tutta la Sardegna. E il voto delle amministrative non è soltanto un voto delle amministrative, ma è un voto per tutto il Paese, perché se da queste amministrative arriverà quello che deve arrivare, quello che deve arrivare, io penso che sarà un segnale per tutto il Paese, sarà un segnale che il Paese è stanco di essere sempre contrapposto, il Paese è stanco di essere sempre usato, il Paese è stanco di essere sempre sbeffeggiato, di vergognarsi di quello che è. Noi vogliamo una città, un Paese che non si vergogna più di quello che è, che possa essere orgoglioso delle sue caratteristiche, orgoglioso di essere sardo, orgoglioso di essere italiano, orgoglioso delle grandi qualità, delle grandi peculiarità, della grande forza, del grande orgoglio che possiamo mettere in campo. Allora Massimo in questo caso è una speranza per questo, e anche una speranza generazionale, dobbiamo dircelo, perché è richiesto anche questo, ci stanno chiedendo anche questo, ci stanno chiedendo di mettere insieme Ghighi Gessa e Massimo Zedda, ci stanno chiedendo di essere in grado di mettere nuove energie e di fare in modo che le nuove generazioni non chiedano neanche più il permesso per essere messe in campo, che si prendano lo spazio che deve essere preso. Cagliari è un simbolo e può essere una speranza anche per questo. In bocca al lupo.